Con 19 voti contrari e 12 favorevoli, la sfiducia al presidente del Consiglio Comunale di Teramo non passa. La minoranza, dopo aver fatto l'ennesima brutta figura, abbandona anche l'aula. Mi rendo pure conto che siccome lo schiaffo che ha preso, e vi ringrazio, è stato sonoro, giustamente, per non darmi a fare un po' di... come facevamo quando alla scuola ci mettevano dentro la classe. Una nomina, quella del Presidente del Consiglio, che nel giugno scorso è stata faticosa. Milton Di Sabatino, infatti, è stato eletto dopo ben 5 votazioni. Negli ultimi giorni, il dibattito tra i consiglieri di opposizione si è fatto sempre più acceso fino alla presentazione della mozione di sfiducia. Il Presidente Di Sabatino ha avuto un comportamento diverso rispetto ai membri dell'opposizione, perché con qualcuno si è comportato in maniera scorretta dal punto di vista proprio delle regole istituzionali, con qualcun altro invece è stato particolarmente solidale e sodale. Al di là della votazione della sfiducia, che il sindaco ha trovato come strada e come soluzione quella di promettere nuovamente l'azzeramento della giunta e del rimpasto, così come ha fatto in passato, per costringere i suoi consiglieri a votare questa sfiducia, in realtà gli effetti si sono già prodotti. C'è stato uno sconquasso nella maggioranza, di fatto c'è uno schema politico che è completamente diverso rispetto a quello che è uscito dalle elezioni, e da domani in poi vedremo quali sono gli effetti. La mozione, presentata da Paola Cardelli, consigliere comunale del gruppo misto, è stata bocciata dalla maggioranza compatta e dal consigliere di opposizione, Gianluca Pomante, con queste motivazioni. All'opposizione dell'opposizione e all'opposizione della maggioranza, quindi sostanzialmente sono rimasto da solo. Non condivido assolutamente dal punto di vista personale un attacco del genere ad una persona come Milton Di Sabatino, indipendentemente dagli errori che possa aver fatto durante la conduzione del Consiglio. I consiglieri Marroni, Cardelli e Berardini cavalcano questo astio personale che hanno per gli scontri avuti con il Presidente. Il PD cavalca la tigre per cercare di portare scompiglio nella maggioranza. Nella maggioranza c'è stato chi ne ha approfittato per cercare di mischiare le carte con il fine, obiettivamente meschino, di arrivare ad una poltrona, probabilmente proprio alla poltrona del Presidente del Consiglio. Io a questi giochi non ci sto. Se fosse stata scritta, argomentata in maniera diversa, probabilmente avrei votato anche a favore, ricorrendo nei presupposti giuridici e formali. In questo caso io ritengo che sia proprio un atto irricevibile sotto ogni punto di vista.